e poi ancora giornata dedicata al nostro patrimonio culturale, maratona del FAIN, 120 città e musei aperti a misura di famiglia. E noi partiamo proprio invece dalla giornata dedicata ai musei aperti a misura di famiglia, ci colleghiamo a Roma con Matteo Parlato. Buongiorno, siamo qui a Roma, al centro di Roma, in via Urbana. Sono qui con la famiglia Bellino Valente, vi presento Viola e Greta che abbiamo fisicamente buttato giù dal letto, non so se ve l'hanno notato i volti. Allora, intanto contenti di essere stati svegliati stamattina alla News 24? No. No. Tu sei contenta? Vabbè, Salo, sì. Beh, quantomeno non mancano, diciamo, sono onesti nella loro risposta. Allora, oggi andremo ai musei. Te che sembri proprio che muori, sprizzi dalla voglia di entrare in un museo, che cosa ti aspetti di trovare ai Musei Capitolini? Non lo so. Non lo sai? Non lo sai. Beh, ora quando si finirà di svegliare lo capiremo meglio. Invece, te sei contenta di questa iniziativa per portare famiglie ai musei? Sì, decisamente. E perché? Perché alla fine è sempre una cosa che si fa tutti insieme. È raro fare le cose insieme in famiglia. E sei contenta di uscire con mamma e papà? Sì. Ecco, sentiamo mamma e papà quanto sono contenti di uscire con le loro due bambine. Lei è contento? Beh, oggi non piove, sì. Decisamente sì, c'è il sole e facciamo una bella passeggiata. Bene, per cui noi ora vi aggiorneremo con questa famiglia che porteremo op torto collo, nonostante quello che pensi lei, a vedere i Musei Capitolini e lungo la strada e anche dai musei stessi vi aggiorneremo su quello che vedranno e quello che, diciamo, quali saranno le loro opinioni su questa giornata ai musei. E da Via Urbana vi restituisco la linea. E oggi seguiamo la giornata dedicata alle famiglie, alla scoperta dei musei con i nostri inviati a Roma e Milano. Allora sentiamo Matteo Parlato. Sono qui con la famiglia Bellino Valente, vi presento Viola e Greta che abbiamo fisicamente buttato giù dal letto, non so se ve l'hanno notato i volti. Allora, intanto contenti di essere stati svegliati stamattina alla News 24? No. No. Tu sei contenta? Vabbè, Salo, sì. Beh, quantomeno non mancano, diciamo, sono onesti nella loro risposta. Allora, oggi andremo ai musei. Te che sembri proprio che muori, sprizzi dalla voglia di entrare in un museo, che cosa ti aspetti di trovare ai Musei Capitolini? Non lo sai. Beh, ora quando si finirà di svegliare lo capiremo meglio. Invece, te sei contenta di questa iniziativa per portare famiglie ai musei? Sì, decisamente. E perché? Perché alla fine è sempre una cosa che si fa tutti insieme. È raro fare le cose insieme in famiglia. E sei contenta di uscire con mamma e papà? Sì. Ecco, sentiamo mamma e papà quanto sono contenti di uscire con le loro due bambine. Lei è contento? Beh, oggi non piove, sì. Decisamente sì, c'è il sole e facciamo una bella passeggiata. Bene, per cui noi ora vi aggiorneremo con questa famiglia che porteremo op torto collo, nonostante quello che pensi lei, a vedere i Musei Capitolini e lungo la strada e anche dai musei stessi vi aggiorneremo su quello che vedranno e quello che, diciamo, quali saranno le loro opinioni su questa giornata ai musei. E da Via Urbana vi restituisco la linea. Matteo Parlato è con una famiglia romana per raccontare la loro visita ai Musei Capitolini. Vediamo. Eccoci di nuovo qui nei Musei Capitolini. Siamo in una sala molto importante. Vedete alle nostre spalle la lupa capitolina con i sotto i due famosi gemelli. Allora, voi vi ricordate innanzitutto come si chiamano i gemelli? Romolo e Remo. E vi ricordate come è finita la storia fra questi due gemelli? Sì, che uno dei due, non mi ricordo bene chi, diciamo, ha invaso la città dell'altro e quindi, diciamo, vabbè, si è fatta... Visto che sei qui è un'ottima occasione per ripassare un po' di storia romana. Invece tu ti ricordi qualcosa su Romolo e Remo? Mi ricordo che erano i figli di una vestale e le vestali non potevano avere figli. E quindi il re, ovvero il padre della vestale, voleva farli uccidere e ha chiesto a un servitore di buttarli nel fiume, ma lui non l'ha fatto e l'ha messo nella riva del fiume, appunto la lupa l'è venuta a salvare e li ha allevati fino a che non è arrivata appunto una persona, un uomo a salvarli che era un pastore e li ha allevati come dei pastorelli. E Romolo è stato il fondatore di Roma, ti ricordi la data di fondazione di Roma? A Burbe Condita? Vabbè, anche te sei nell'ottimo posto per ripassare un po' di storia romana. E per quanto riguarda la storia romana, volevo
segnalarvi questa iniziativa, questo laboratorio didattico speciale che è stato fatto oggi. Vedete Romolo e Remolo, gemelli diversi di una strana famiglia. Questa è un'iniziativa che è stata fatta proprio per questa, diciamo, questa giornata particolare, questa domenica con le famiglie. Comunque qui ai Musei Capitolini ci sono sempre dei laboratori didattici per le famiglie e anche per i minori, per i figli. Noi continuiamo il nostro giro e ci sentiamo più tardi sempre dai Musei Capitolini. Intanto, come vedete dalle immagini alle mie spalle, vogliamo di nuovo raccontarvi di quello che accade oggi sul fronte della cultura. Oggi è la giornata nazionale delle famiglie al museo e il nostro inviato Matteo Parlato è con una famiglia romana per raccontare la visita ai Musei Capitolini. Dunque, in questo momento si trovano nella sala Pinacoteca, è così? Esatto, siamo nella Pinacoteca dei Musei Capitolini. Stamattina siamo andati a casa di Greta e Viola, le abbiamo proprio buttate giù dal letto e le abbiamo costretto a uscire abbastanza rapidamente da casa e da casa loro arrivare qui ai Musei Capitolini. Qui abbiamo visto due opere che rappresentano, sono due simboli di questa città, la lupa per l'appunto, che è al latte dei gemelli, simbolo di Roma, e anche il Marco Aurelio, la statua che diciamo proprio è al centro della piazza qui del Campidoglio. Ma adesso siamo di fronte a un'altra opera, un'opera diciamo proprio nazionale, anzi internazionale, a un Caravaggio. Innanzitutto un commento a questo dipinto, ti piace? A me non molto, perché diciamo che rappresenta un inganno, dato che io non credo nella previsione del futuro. Per cui tu non ti faresti mai leggere la mano? No. E a te invece piace? Io lo trovo buio, cioè se avessi avuto dei colori più luminosi sarebbe stato anche più bello. Comunque, a proposito del futuro, io penso che il futuro sia molto relativo, perché magari quella ragazza vede veramente qualcosa nella mano, ma ogni singola scelta che un uomo fa nel corso della sua vita cambia il suo futuro, quindi il futuro non si può semplicemente leggere da una mano o dalle carte o da qualunque altra cosa, perché il futuro cambia. Ecco, avete sentito anche un'interpretazione di storia dell'arte, anche un'interpretazione diciamo di come affrontare la vita che ci hanno dato queste due ragazze. Allora, un commento su questa visita al museo. Intanto, avete dei suggerimenti per migliorare questi musei? In fondo penso che dovrebbero assolutamente fare più ingressi speciali per le famiglie, più perché sono cose belle queste. Ti è piaciuto? Sì. Nonostante gli abbiamo buttato giù dal letto stamattina. Vabbè, ma non era poi tanto presto. Tu hai dei suggerimenti per i musei? Sì, più poltrone per sedersi e più scelta dei gelati. Ecco, quindi abbiamo informato anche i Musei Capitolini di quelli che sono i desideri di chi viene a visitarli. E dalla Pinacoteca vi restituisco la linea. Grazie, grazie a voi. Perché oggi è la giornata nazionale delle famiglie al museo. Matteo Parlato l'ha passata con una famiglia romana per raccontare la loro visita ai Musei Capitolini. Allora li vediamo sulla terrazza del palazzo. Sì, eccoci, siamo fuori, siamo all'esterno, siamo sulla terrazza del bar dei Musei Capitolini. Intanto com'è il gelato? Buono. Buonissimo. È di vostro gradimento il bar? Sì. Non ci sono le sedie sui tavolini alti. Oggi con le sedie pensiero fisso. Allora, in questo gita oggi, questa domenica dei musei aperti alle famiglie, abbiamo visto una serie di opere importanti. Abbiamo visto il Marco Aurelio, abbiamo visto la lupa, abbiamo visto gli Orazzi e i Curiazzi, gli affreschi, abbiamo visto anche un Caravaggio. Cosa vi è piaciuto di più? No, erano tutte bellissime, ma una parte che voi non avete ripreso e che a me piace un sacco è stato un grandissimo quadro rappresentante il ratto delle Sabine. E a te? Me è Marco Aurelio. Ok, allora, in chiusura di questa giornata lo facciamo noi, siete pronti? Ci facciamo un bel selfie e vi ricordiamo a tutti quanti di mandare i vostri selfie dai musei che state visitando in tutte le parti d'Italia. Pronti ragazzi? Venite qua, vicine? Cheese! 3, 2, 1, ale! Bene, con questa bella scenetta dal terrazzo dei Musei Capitolini vi restituisco la linea. Oggi è nel frattempo la giornata nazionale delle famiglie al museo. Matteo Parlato è stato con una famiglia romana per raccontare la loro visita ai Musei Capitolini. Vediamo.
Per la giornata nazionale delle famiglie al museo, Rai News a Roma è andata a casa di Greta e di Viola. Buttate giù dal letto le ragazze e fatta una rapida colazione con loro e con i loro genitori, siamo andati ai musei Capitolini sul Campidoglio. Cominciamo la visita dalla sala del Marco Aurelio. La statua equestre dell'imperatore prima era nella piazza Michelangiolesca, ma poi, per ripararla dalle intemperie e dall'inquinamento, è stata trasferita all'interno dei musei. Dopo è stato il turno della sala degli Orazzi e Curiazzi e più avanti le ragazze hanno incontrato un altro simbolo della città, la lupa che allatta Romolo e Remo. Infine, nella Pinacoteca, dove le ragazze hanno dato dei consigli al museo e, tra le altre cose, hanno commentato positivamente questa iniziativa. Penso che dovrebbero assolutamente fare più ingressi speciali per le famiglie, più perché sono cose belle queste. E ti è piaciuto? Sì. Nonostante gli abbiamo buttato giù dal letto stamattina? Vabbè, ma non era poi tanto presto. Tu hai dei suggerimenti per i musei? Sì, più poltrone per sedersi e più scelta dei gelati. Questa giornata nazionale coinvolge 505 musei in tutta Italia e a tutte le famiglie che approfittano dell'occasione per la visita è stato chiesto di farsi un selfie e anche noi abbiamo rispettato questa regola. 3, 2, 1, allee!